Figlio di Antonio Scarpa, maestro elementare, ed Emma Novello, sarta, Carlo Alberto Scarpa nacque a Venezia il 2 giugno 1906, ma sin da piccolissimo visse a Vicenza, dove, conclusi gli studi elementari, frequentò la scuola tecnica Andrea Palladio, l'unica tra gli istituti della città a tenere corsi di rappresentazione. I genitori incoraggiarono l'inclinazione di Carlo per il disegno, per l'arte e per la letteratura, tanto che la madre si servì della sua abilità grafica per riprodurre i modelli degli abiti che ideava nel proprio laboratorio di alta sartoria. Fu proprio alla sua morte, nel 1919, che Carlo Scarpa, i fratelli e il padre tornarono a Venezia. Intenzionato a diventare un pittore, si iscrisse alla Regia Accademia di Belle Arti. Qui poté perfezionarsi nell'esercizio grafico ed ampliare la sua conoscenza dell'arte e della storia, ma anche scoprire l'amore per l'architettura. Tra il 1922 e il 1926, sotto la guida di Guido Cirilli, architetto anconetano e docente, conseguì la preparazione teorica per affrontare il mestiere di architetto e quella pratica compiuta invece nello studio del veneziano Vincenzo Rinaldo. Nel 1926 ottenne il diploma di professore di disegno architettonico e, oltre a lavorare con Cirilli, esperienza fondamentale grazie alla quale conobbe materiali, tecniche costruttive e lavorazioni, iniziò anche ad affiancarlo all'università presso l'Istituto Superiore di Architettura di Venezia, ovvero il futuro IUAV. Piccolo fun fact, nel 1934 sposerà la nipote di Cirilli, Onorina Lazzari detta Nini, dalla quale ebbe un figlio che chiamò Tobia. Le prime esperienze sono dunque una scoperta continua, dallo sconosciuto cemento armato al potere espressivo del vetro di Murano, materiale tipico della tradizione veneziana e molto caro a Scarpa, che in quegli anni divenne consulente artistico della vetreria di Giacomo Cappellin, per il quale, oltre al disegno dei pezzi, aveva seguito il restauro della sede della ditta Murano, due negozi rispettivamente a Firenze e a Parigi, e l'allestimento delle sale alla terza e alla quarta mostra internazionale delle arti decorative di Monza. Terminata questa collaborazione, dal 1932 al 1947 lavorò con la ditta di Paolo Venini, per cui progettò vasi e lampade e curò un paio di sale rispettivamente alla Triennale di Milano e alla Biennale di Venezia tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40. Grande frequentatore del milieu cittadino, Scarpa entrò in contatto con le personalità più colte ed influenti dell'epoca. Artisti, poeti, letterati e critici che gli procurarono ed affidarono numerosi incarichi, principalmente per la risistemazione delle proprie dimore. Insomma, l'inconfondibile gusto scarpiano incontrò quello di numerosissimi committenti e fu proprio grazie a queste preziose relazioni e alla notorietà ottenuta che ricevette il suo primo incarico di rilievo al compimento del suo 30° compleanno. Sto parlando del restauro della Ca' Foscari di Venezia, sede dell'omonima università. Il suo intervento si risolse principalmente nella revisione e rifunzionalizzazione degli ambienti più prestigiosi, fra cui la realizzazione dell'Aula Magna, successivamente intitolata a Mario Baratto, e per la quale intervenne in due occasioni, tra il 1935 e il 1937 e tra il 1955 e il 1956. Al primo restauro appartiene la tribuna Gradoni per gli studenti, poi sostituita, la pedana lignea su cui poggiava la cattedra, la cornice marmorea che si trovava alle sue spalle, le due colonne in marmo e l'ampia vetrata giustapposta alla polifora sul Canal Grande. A completare il tutto, gli affreschi di Mario De Luigi e Mario Sironi. Il serramento di chiusura dell'ottafora gotica, suddiviso in due sezioni e dotato di finestre scorrevoli nella parte inferiore, è l'opera più importante di questo primo intervento, la cui realizzazione richiama i disegni di Le Corbusier per il padiglione svizzero alla città universitaria di Parigi del 1930 e per la vetrata dell'Armée du Salut. Lo schermo di marmo che fa da sfondo ricorda invece il padiglione di Barcellona del 1929 di Mies van der Rohe, mentre il basamento dei piedistalli, che una volta sostenevano i busti del re Vittorio Emanuele III e di Mussolini, anticipa il motivo dei cerchi intersecati presenti in tutta l'opera dell'architetto. Come anticipato, 20 anni dopo, Scarpa rimise mano al progetto e trasformò la sala in un'aula di lezione. In questa occasione realizzò la boiserie, una struttura in legno e vetro che separava l'aula dal corridoio esterno.
La semplicità del serramento degli anni 30, caratterizzata da elementi ortogonali, cede quindi il posto ad un'architettura più espressiva, figlia della maturità di Scarpa, e all'impiego di nuove forme diagonali come le stampelle a forma di Y che reggono il soffitto della boiserie. Dei pannelli rivestiti di tessuto di canapa naturale montati su perni di ferro e ottone separano la sala dal corridoio. Una volta chiusi, presentano una forma che richiama le ogive della polifora con le forcelle che reggono il soffitto, creando così un'inedita continuità tra antico e moderno. Tra le fonti di ispirazione per questo secondo intervento figura, ovviamente, l'architetto Frank Lloyd Wright. A seguito di un incendio avvenuto nel 1979 e appiccato dalle ronde armate proletarie, l'opera di Scarpa fu danneggiata. Fu così chiamato Valeriano Pastor, allievo di Scarpa, ad occuparsi della ricostruzione elaborando il progetto assieme agli stessi artigiani che avevano lavorato nel 1956 con l'architetto. Il restauro Ca' Foscarino, nel quale Scarpa aveva riposto concrete aspettative di lavoro, non ebbe in realtà il successo sperato. Ma l'attività di allestitore gli consentì presto di affermarsi e fu infatti alla fine degli anni 30 che iniziò a lavorare a svariate esposizioni e mostre. Il primo allestimento fu quello per Oreficeria Veneziana, al quale seguirono la Sala di Martini, alla 23esima Biennale, un piccolo museo temporaneo poi riproposto da Scarpa successivamente, la mostra dedicata a Mondrian, a Roma, e quella di Paul Klee, alla 24esima Biennale del 1948, e numerosissime altre anche all'estero, tra cui Vitalità nell'Arte, Venezia e Bisanzio, Arturo Martini a Treviso, Il Governo delle Acque e il Senso del Colore, al Padiglione Veneto della Mostra delle Regioni di Italia 61 a Torino, La Poesia, al Padiglione Italia, all'Expo del 1967 di Montreal. Insomma, veramente tantissime, tra l'altro alcune anche a Londra, una dedicata a Giorgio Morandi, per non considerare le sue personali un po' in tutto il mondo, Londra, Vicenza, New York, Parigi, Madrid. Oltre ai numerosi allestimenti, per la Biennale progettò il Padiglione Italia, quello del Venezuela, quello del Libro d'Arte ai Giardini di Castello, quello temporaneo al Lido per le mostre d'arte cinematografica e molto altro. Fu insomma una collaborazione che durò tutta la vita. L'aggiornamento delle gallerie dell'Accademia Venezia, al quale Scarpa si dedicò dal 1944 al 1959, anticipò importanti temi museografici tipici della sua ricerca, come i percorsi, totalmente ripensati, la posizione delle opere in una viva simbiosi tra arte e architettura, lo studio della luce e il progetto di supporti uniformati. Ritroviamo soluzioni simili nelle sezioni storiche e nella quadreria del Museo Correr, nelle sei sale della Galleria degli Uffizi a Firenze, che allestì con Ignazio Gardella e Giovanni Michelucci, nell'ampliamento della Gipsoteca Canoviana di Possagno, nella sistemazione della Fondazione Querini Stampale a Venezia, connessa ad un giardino e ad un nuovo ingresso collegato ad un ponte passerella. Ma quello che è davvero considerato il suo capolavoro museografico per il dialogo tra i materiali, il disegno di dettaglio, la calibratura dei colori e della luce, forse ancor di più per quell'idea di architettura come narrazione fatta di episodi spaziali dislocati lungo percorsi definiti, è il riordino compiuto in tre fasi del Museo di Castelvecchio a Verona. Intorno alla metà degli anni 40 Scarpa conobbe l'opera di Frank Lloyd Wright, grazie al contributo di Bruno Zevi. Nel 1951 lo incontrò di persona a Firenze per l'apertura di una mostra a lui dedicata e poi in un secondo momento a Venezia quando ricevette dallo UAV la laurea ad honorem. Nel 1960 lo stesso Scarpa curò la mostra Frank Lloyd Wright alla 12esima Triennale di Milano e qualche anno dopo partì per gli Stati Uniti per visitare dal vivo le sue opere. In quell'occasione conobbe Louis Kahn, che rivide poi a Venezia tempo dopo. L'architetto estone si recò in più occasioni in Laguna, complice appunto la sua amicizia con Carlo Scarpa e le diverse lezioni tenute presso l'Ateneo, ma anche le partecipazioni alla Biennale. Per Venezia lavorò al progetto del nuovo Palazzo dei Congressi, presentato ad una mostra a Palazzo Ducale nel 1969, ma purtroppo mai costruito, esattamente come fu per il Masieri Memorial di Frank Lloyd Wright.
Come già detto, il maestro si recò a Venezia per il conferimento della laurea ad honorem e in quell'occasione incontrò Bruno Zevi, Giuseppe Samonà, al tempo direttore dello IUAV, e Angelo Masieri, allievo di Scarpa, il quale gli commissionò il progetto per la casa posseduta dalla sua famiglia a Venezia, ovvero la residenza Masieri in Volta di Canal. Questo lavoro si tramutò nel mai realizzato Masieri Memorial, di cui parlavo prima. Memorial perché fa riferimento alla tragica e prematura scomparsa dell'omonimo giovane architetto, che morì, e questa è una storia assurda, in seguito ad un grave incidente avvenuto nel 1952 dopo un incontro proprio con Frank Lloyd Wright a Taliesin West. Peccato che però l'incontro non avvenne, perché Wright non si fece trovare. Nel 1968 venne dato incarico a Carlo Scarpa di ridisegnare l'interno della palazzina Masieri, a patto di non intervenire sulla facciata esterna. Il progetto ottenne l'approvazione da parte del Consiglio Comunale solo nel 1972 e l'edificio venne completato postumo nel 1983. Angelo Masieri fu una figura centrale per Scarpa, la sua preparazione tecnica gli fu infatti molto molto utile per ampliare le proprie competenze in materia di costruzioni, soprattutto perché sino al 1946 Scarpa non aveva realizzato alcun edificio ex novo. Insieme invece edificarono diverse case sulla falsa riga delle Prairie Houses wrightiane, la Giacomuzzi e la Romanelli a Udine e anche la Villa Bortolotto a Cervignano del Friuli. Scomparso Masieri, Scarpa continuò a progettare da solo. Ricordiamo la Villa Zoppas a Conegliano e altre dimore al Lido di Venezia, ad Udine, a Zurigo, a Bardolino, tutte modellate in base al contesto e alle abitudini della committenza. Oltre agli svariati appartamenti a Venezia, Scarpa realizzò diversi esercizi commerciali, fra cui naturalmente spicca il negozio museo di Olivetti in Piazza San Marco. L'imprenditore glielo commissionò in seguito all'assegnazione nel 1956 del premio Olivetti per l'architettura attribuito a Scarpa per le sue innovazioni nel campo della museografia. La ricerca sugli spazi espositivi sino ad allora condotta si sintetizzò in questo celebre punto vendita, la cui pianta stretta e lunga si articola su due livelli collegati da un'iconica scala in pietra dai gradini a sbalzo, disposti con perizia compositiva e visiva in un gioco armonico di lunghezze e slittamenti e pensati appositamente per l'esposizione. In vetrina, dei vassoi in legno, quasi sospesi, offrono l'appoggio alle macchine da scrivere e la stessa cosa fa il piano orizzontale della fontana ornamentale in rame e marmo lucidato, dove trova collocazione una scultura di Alberto Viani. A terra Scarpa creò un'altra opera d'arte, un terrazzo alla veneziana con una base bianca e delle tessere lucide dalla forma quadrangolare, rosse, gialle, blu e bianche, in marmo e vetro di Murano. Dai pannelli in legno alle luci incassate, il negozio Olivetti è un gioco infinito di dettagli che è quasi impossibile elencare, ma che enunciano il modus operandi di Scarpa e la dipendenza dalle suggestioni. I lavori dei quattro grandi dell'architettura, Wright, Kahn, Le Corbusier, Aalto, ma anche degli artisti contemporanei come Klee, Kandinsky, Mondrian e Fontana, ispirarono fortemente il veneziano, il quale nell'attingere da queste fonti, ricordiamo il suo celebre motto «se non sai, copia», seppe creare un proprio riconoscibile linguaggio, ricco di motivi formali e compositivi. Tutta la sua opera è avvolta da una sobria ed elegante impostazione classica che, nonostante i temi ricorrenti, non cade mai nella trappola del cliché. I percorsi stabiliti in base alla luce e ai punti di vista, i posizionamenti strategici delle statue, gli specchi d'acqua, il rapporto con la preesistenza e lo studio dei partiti decorativi sono il frutto di un lessico colto, forbito, in cui le scomposizioni di volumi si rivelano imprevedibili, i chiaroscuri dinamici e i dettagli sorprendentemente tecnologici. La Cappella Brion presso il cimitero di San Vito di Altivole vicino Treviso, commissionatagli da Onorina Nini Tomasin, vedova di Giuseppe Brion, fondatore di Brion Vega, è la straordinaria e concreta sintesi dei valori dell'opera di Carlo Scarpa e della sua raffinata sensibilità materica in una successione lirica di preziosi frammenti bagnati di luce. L'opera comprende 5 oggetti architettonici raccordati da percorsi e dal recinto perimetrale. I propilei, il padiglione della meditazione, l'arco solio, l'edicola e la cappella. Come una sorta di glossario, la tomba Brion raccoglie forme, materiali, combinazioni compositive, luminose e spaziali che Scarpa usò durante la sua carriera e la cui evocazione assume il significato di un vero e proprio lascito.
La tomba, completata postuma, rappresenta infatti il punto più alto della sua opera e allo stesso tempo quello che segnò la fine della sua epopea. Carlo Scarpa morì il 28 novembre 1978, a seguito di una sfortunata caduta avvenuta mentre scendeva le scale dell'albergo in cui alloggiava a Sendai, in Giappone, paese che amava come Wright e dove si era già recato in precedenza nel 1969. Riposa proprio a San Vito di Altivole, in un punto a metà strada tra la sua più grande creazione e il vecchio cimitero del paese. In quello stesso anno gli venne riconosciuta la laurea ad honorem, che pose fine alla diatriba sulla legittimità del suo operato, ma che non poté purtroppo mai ricevere personalmente. Fumatore accanito, Scarpa lavorò per tutta la vita senza possedere il titolo, tanto che fu accusato di esercizio illecito della professione e poi scagionato nel 1965. Nel 72 divenne il direttore dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Fu un attivissimo docente, designer e progettista premiatissimo, ma mai teorico. E se per questo nemmeno architetto. Ma dopo tutto, poco importa, nella storia non fu certo il primo, anzi, forse è una caratteristica che accomuna proprio i maestri? Vedasi Wright, Le Corbusier, Mies, Sullivan e molti altri. La sua figura, forse proprio per questo, è fra le più venerate in Italia e nel mondo, ancora oggi. Spero che questa puntata ti sia piaciuta. Dannati Architetti torna lunedì mattina con un nuovo personaggio. Nel frattempo ti invito a seguire il podcast via Instagram @dannatiarchitettipodcast e ad iscriverti al club di Dannati Architetti su dannatiarchitetti.com. Avrai accesso a puntate audio-video esclusive ogni mese.